Melissa Satta, voglia di intimità, mi manca andare a cena con mio marito. Melissa Satta, i pro e i contro della popolarità, l'intimità spesso negata dalla fama e la vita di coppia con marito. In un'intervista rilasciata a Grazia, Melissa Satta parla della sua vita privata e del modo in cui prova a conciliare lavoro e impegni personali. Fare la mamma le piace così come anche il suo lavoro ma, come dichiarato da lei stessa, spesso essere popolare ha i suoi pro e i suoi contro. Stare al centro dell'attenzione fa parte del suo mestiere e le piace, spiega la showgirl, ma alcune volte, soprattutto in pubblico, vorrebbe pensare a godersi al meglio i momenti insieme alla sua famiglia. Al settimanale infatti racconta quanto sia difficile in certi casi godersi una semplice cena intima col marito o una passeggiata al parco insieme al figlio. Quando i suoi fan la riconoscono per strada e le chiedono un selfie o una foto, senza volerlo, irrompono nella sua quotidianità e tutto questo a volte sembrerebbe starle un po' stretto. Melissa Satta e il rapporto con il marito, Boateng la chiama donna di ghiaccio. L'ex velina in questi casi vorrebbe essere solo Melissa la mamma e non personaggio televisivo. Vorrebbe staccare la spina, mi manca poter andare a cena fuori con mio marito, dice anche, passeggiare al parco con Maddox è complicato. Melissa però, nonostante tutto, è consapevole di essere molto fortunata. Lavora e la sua vita sentimentale procede alla grande. Essere mamma di Maddox la fa sentire molto fortunata anche se a Grazia confessa, mio marito e le mie amiche mi chiamano donna di ghiaccio. Non sono la persona più affettuosa del mondo e non mostro molto le mie emozioni, aggiunge poi la stessa, ma se non piango non vuol dire che non sono sensibile. Matrimonio, famiglia e amore, Melissa Satta e Boateng sempre più uniti. Nonostante le voci su una loro presunta crisi, subito dopo smentita, la relazione tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sembra procedere a gonfie vele. Le distanze e i progetti lavorativi li hanno spesso portati a vivere divisi per diverso tempo ma, entrambi, sono sempre riusciti a gestire la cosa nel migliore dei modi. Oggi i due sono felicemente sposati e, insieme a Maddox, stanno cercando di viversi al meglio la loro storia.